Eccomi qui di nuovo a porto. Avevo promesso a me stesso e a voi che dopo quello della costa sarei tornato qui per percorrere le tappe del cammino centrale. Avevo promesso anche a degli amici conosciuti sul primitivo che prima o poi ci saremmo di nuovo incontrati. Percorreremo un tratto insieme, poi loro taglieranno verso l'oceano ed io proseguirò per l'entroterra. Appena passati all'ostello dei pellegrini di Porto, purtroppo era già tutto pieno e abbiamo deciso di andare avanti. C'è un ostello a 4 km lungo il cammino. Praticamente voi siete iniziati a realizzare, io ho già smaltito. Superbook, la birra del Portogallo. È buona. Ah, questa mi piace la mia. Sì. Io sono collegato qua. Tenso. Restano loro, perché tu li hai presi in guerra. Bello. Ciao. No. Frase del giorno. C'è un momento in ciascun alba in cui la luce è come sospesa, un istante magico dove tutto può succedere. Buongiorno, caffettino e si parte. Obbligato a... Sono arrivato alla biforcazione dei due cammini, il cammino della costa e quello centrale. Alla fine, come era prevedibile, ho deciso di fare il cammino centrale. Ieri sono arrivato a Porto, ho incontrato due amici, ci eravamo promessi di incontrarci proprio lì e percorrere qualche chilometro insieme. Ciao Riccardo, ciao Ruben. Loro adesso hanno preso la via della costa ed io quindi farò il cammino centrale. La meta di oggi, Milarino, circa 20 km perché ieri ne abbiamo percorsi già 6-7. Questo primo giorno di cammino è il più brutto dell'intero cammino portoghese centrale. E praticamente sarà tutto fatto di traffico, fabbriche e asfalto. Condivai in questo momento da solo. Mi sto dirigendo verso minacciose nuvole nere. Oggi penso di riprendere ben poco perché qui è solo periferia, sono davvero pochi punti di interesse. Questo tratto è davvero molto brutto ed è per questo che molti lo saltano e partono dalla tappa successiva, oppure decidono di fare il cammino della costa, almeno il primo giorno, per poi rientrare in quello centrale. Nel centro di Porto la segnaletica del cammino è davvero quasi inesistente, però poi appena si comincia a camminare, uscire fuori, i segnali cominciano ad essercene sempre di più.
se non dovesse piovere comunque la giornata è l'ideale per camminare, è abbastanza fresco, forse leggermente umido, non ci si può assolutamente lamentare. Comincia a cadere qualche goccia d'acqua e dove comincia a piovere? Ovviamente dove non c'è riparo. Il cammino portoghese centrale o via Lusitana parte ufficialmente da Lisbona, ma molti, come nel mio caso, per motivi di tempo o altro, decidono di partire da Porto, riducendo il cammino da 650 km a 250 circa. Questo percorso rispetto ad altri cammini non presenta particolari difficoltà tecniche ed è per questo che viene scelto da un quarto dei pellegrini che arrivano a Santiago, attestandosi come il secondo itinerario con maggiore affluenza dopo quello francese. Per fortuna alla fine la pioggia non era nulla di grave, bagnarsi già dal primo giorno non è tanto piacevole. Da quanto ho salutato i miei amici questa mattina, ho camminato 2 ore abbondanti, ho visto un solo pellegrino, ma sono sicuro che più avanti ce ne saranno. Pioggerellina leggera leggera, rinfrescante. Ciao, ciao. Sono arrivato a Bilarino, è il mio fine tappa, è ora di pranzo e quindi mi fermerò a prendere qualcosa. Oggi alloggerò in un posto molto particolare, il monastero de Vairao.